don't own me. Are you insane like me? Been in pain like me? Can you tell yourself apart to entertain like me? Ciao a tutti! Come primo video di Halloween voglio proporvi questo qua di Harley Quinn. Se anche a voi piace Harley Quinn, allora continuate a guardare questo tutorial perché questo è il video giusto per voi. Inizio stendendo sulla palpebra questa matita bianca, così i colori che andrò ad applicare dopo si vedranno molto di più. Sfumo il colore anche un po' sotto, così quando andremo ad applicare l'ombretto dopo, appunto il colore si mostrerà di più. Dopodiché vado a fissare tutto con un ombretto bianco panna, così sarà più facile sfumare i colori che metteremo dopo. Come primo colore vado ad utilizzare il rosa. Questo è un make-up veramente super facile e adatto a tutti, quindi tutti lo potrete ricreare a casa vostra con tutte le cosine che già avete. Una volta che ho finito con gli ombretti, prendo una matita nera e creo un po' di definizione sull'occhio, creando una riga di eyeliner con la matita, appunto, e poi la sfumiamo successivamente. Lo step finale per quanto riguarda gli occhi è assolutamente mettere il mascara, oppure, se preferite, le ciglia finte, che faranno molto molto più effetto. Il prossimo step è assolutamente il rossetto, e ovviamente è un rosso super super fuoco. Una volta messo il rossetto, cerchiamo di fare i due dettagli che si intravedono nella faccia di Harley, appunto, il cuore e la scritta Rotten. Il mio cuore fa davvero pena, ma comunque non volevo metterci troppa mano per non farlo enorme, come ho fatto la scorsa volta che ho ricreato questo make-up, quindi lasciamolo così e andiamo subito a creare la nostra scritta Rotten. Ovviamente, se lo volete fare con i caratteri giusti che ha lei, guardatevi l'immagine e ricreatelo. Io lo farò un po' a caso. Fa letteralmente pena, ragazzi. Vabbè, facciamo finta che sia bello, ok? No. Questa è la prima versione di Harley che vi propongo. Invece la seconda versione è quella che più andando avanti nel film e più diventa sporca, appunto con le ferite, eccetera eccetera. Quindi potrete decidere se volete la Harley iniziale a inizio film oppure quella a fine film. Per fare questa seconda Harley, la cosa che ci serve assolutamente è un ombretto sul marroncino molto scuro per farla sporca e per far vedere che appunto ha combattuto. Adesso che siamo super sporchi, ovviamente serve anche il rossetto sbavato. Per fare il rossetto sbavato basta che mettiamo un po' di tinta labbra e la sfumiamo. Dopo il rossetto, l'unica cosa che ci rimane è assolutamente fare la ferita e andremo a crearla sempre con la tinta labbra. In questo caso però andremo a prelevare la tinta con un pennello molto fine. Questo era il mio primo make-up tutorial per questo Halloween. Spero tanto che queste due versioni vi siano piaciute e appunto che in generale questo video vi sia piaciuto. Scusatemi per questa scritta orripilante, voi fatela meglio. E con ciò vi lascio e ci vediamo ad un prossimo video. Mua! Ciao! What was that? I should kill everyone and escape? Sorry.